O Dio, parla al cuore del tuo popolo. Abbiamo ascoltato nella orazione che ho pronunciato all'inizio della Santa Messa, che è contenuta in quella propria della seconda domenica d'Avvento dell'anno B, che è quella che stiamo celebrando, questa invocazione che coglie in modo diretto ed immediato il messaggio che la liturgia della Chiesa vuole dare oggi ai suoi fedeli. Messaggio che si può sintetizzare in alcuni punti. Dio parla, anzitutto, ed è possibile ascoltare la sua voce. Secondo, Dio parla nel cuore, non parla con voce udibile, come state ascoltando adesso la mia, dai sensi, ma interiormente. Terzo, Dio parla nel cuore di ciascuno, cioè ciascuno personalmente. Quarto, occorre però imparare a riconoscerne la voce, perché Dio parla a tutti, ma quasi nessuno l'ascolta e quasi nessuno è capace di udire la voce. E quinto, è quanto mai necessario ascoltarlo e agire di conseguenza, quindi bisogna imparare a riconoscere la voce del Signore. Nella prima lettura che abbiamo proclamato abbiamo ascoltato l'incipit, l'inizio del cosiddetto Libro della Consolazione del profeta Isaia, che è la seconda, che è veramente stupendo, bellissimo. Abbiamo sentito che Dio esorta, vedete, a consolare il suo popolo e a parlare al cuore, il cuore di Gerusalemme, per annunciarle la fine della sua tribolazione. Sapete che Gerusalemme nella Sacra Scrittura è la città santa, quindi simboleggia il popolo di Dio, ossia chiunque voglia vivere in comunione con Lui. Parlare al cuore di Gerusalemme vuol dire parlare al cuore di una persona che ha voglia di ascoltare il Signore perché ha fatto la scelta di appartenergli. Ora, quando finirà la tribolazione? Ditatele che è finita la sua tribolazione. Quando? Quando sarà accolto il Signore nella vita dei figli del suo popolo. E perché questo accada, sempre Isaia, occorre che gli si prepari una via nel deserto. Ancora altre immagini, quindi la prima è il deserto. Concretamente bisogna innalzare le valli e abbassare monti e colli, spianare i terreni accidentati e ridurre in valli i terreni scoscesi. Le quattro cose. Perché tutto questo accada ci vuole un araldo che ha il compito di annunciare questa lieta notizia e che quindi di conseguenza esorti i membri del popolo di Dio a credere che egli intende davvero liberarli da ogni male e che può realmente farlo, però alla sola condizione che lo si accolga preparandogli la via, appunto in questi modi: deserto, colli, valli, terreni accidentati e terreni scoscesi. Vangelo di oggi, sapete che questa è la domenica, la seconda domenica d'Avvento, si chiama la domenica di Giovanni Battista, la prima è la domenica della vigilanza, questa è la domenica di Giovanni Battista. Ogni anno, in qualunque ciclo liturgico, sentiamo e ci viene proposta questa figura. Chi è Giovanni Battista? È la perfetta concretizzazione di quanto detto dal profeta Isaia, perché questa parola si è proprio testualmente, letteralmente compiuta con la predicazione di San Giovanni Battista. Perché è lui che ha adempiuto quella voce incaricata di parlare. Dove predicava San Giovanni Battista? Proprio materialmente nel deserto. E cosa faceva? Esortava le persone a prepararsi ad accogliere l'avvento prossimo del Messia. In altri Vangeli, in altri passi di sinottici, queste quattro cose che dice Isaia vengono proprio messe, applicate letteralmente, quindi riprese e applicate a quello che faceva San Giovanni Battista. Ora, perché la seconda domenica d'Avvento è la domenica del Battista? Perché la funzione del Battista è continuamente ed ininterrottamente proseguita nel corso della storia della Chiesa, in particolare da coloro che in essa adempiono l'ufficio importantissimo ed altissimo della predicazione. La ragione d'essere della Chiesa è annunziare che Gesù Cristo è l'unico Signore e Salvatore e che solo dalla conoscenza e dall'accoglienza di Lui dipende la fine di tutti i mali prodotti nell'uomo e intorno all'uomo dall'unico grande
vero male che è il peccato. Ora, San Giovanni Battista parlava nel deserto. Che significa? Significa che quando noi ascoltiamo una persona che predica decentemente, bene, è necessario che questa parola ascoltata sia accolta nel silenzio del nostro cuore, cioè sia ripresa, rimeditata, rielaborata. Altrimenti succede, come si dice, come quando sentiamo le notizie del telegiornale, che da un'orecchia c'entra e da quell'altra c'è, appena finito il telegiornale, forse quelle più drammatiche, le riteniamo al resto, sono già vecchie. Quindi c'è bisogno di uno spazio interiore, altrimenti la parola non produce i frutti attesi. Seconda cosa, l'avvento è dunque tempo favorevole per imparare di nuovo a fare quel grande silenzio interiore ed anche un po' esteriore per riuscire ad ascoltare la misteriosa ma reale voce di Dio. La Chiesa ti dice, impara a fare un po' di silenzio. Pensi di aver sentito mai la voce del Signore? Riesci a decodificare quello che ti dice? Non ci riesci? La prima cosa da chiederti è, sei capace a fare silenzio interiore ed esteriore? Se no la voce di Dio non la sentirai mai. Poi però ci sono gli ostacoli, perché queste cose di cui parla il profeta Isaia e che diceva San Giovanni Battista, che evidentemente adesso vedremo, sono delle figure simboliche, non è che dobbiamo metterci ad abbassare i monti dei pini, d'accordo? O a prendere la pianura padana e farla diventare alta come le Alpi, no? Sono delle immagini simboliche, sono che dobbiamo decodificare, no? Questi sono i terreni accidentati. Io tanti anni fa sono stato in missione in Bolivia, le strade che c'erano lì, cioè non c'era una strada asfaltata, quando andavi lì sopra o scendevi dalla macchina o dal coso che c'avevi la schiena a pezzi per i botti che facevi, non si può camminare una strada così, ci vuole una strada liscia, no? Che significano queste cose? Allora, proviamo un attimo a decodificare. Numero uno, chi sono i monti e i colli? Sono quelli che si ergono, no? Quindi, cosa sarà? Evidentemente le pretese di stolta indipendenza, la gente che pensa di poter fare da sé, pensa di non aver bisogno di Dio, di essere autosufficienti, oppure che c'è la mania di grandezza, si pensa di essere chissà chi o chissà che cosa. Se uno sta in queste condizioni, assolutamente il Signore non lo intercetterà mai. Poi c'è l'estremo opposto però, la valle, l'avvallamento, no? Le depressioni e gli scoraggiamenti. Chi si fa prendere dalla tristezza profonda, che è un atteggiamento assolutamente letale e che ci mette, sapete che l'avvento è tempo di penitenza ma anche il tempo della gioia, domenica prossima sarà la domenica della gioia, perché la tristezza è l'anticristianesimo per antonomasia. Quindi se stai così, come mai, no? La speranza cristiana apre orizzonti di letizia e di vera felicità. Cosa sono i terreni accidentati? Sono i mezzi cammini e i passi zoppicanti. Noi non possiamo stare dentro e fuori la legge di Dio, cioè osservo un comandamento e l'altro no, oppure sì, lo so che lo devo fare, però se non lo osservo, pazienza, poi tanto mi confesso. Non si possono fare questi, cioè non ci possono essere terreni accidentali. Tu devi aver fatto una scelta decisa, stai con Cristo o stai contro. Non puoi stare un giorno con Cristo e il giorno dopo andare a braccetto con i suoi nemici. Non puoi dire di stare in amicizia con il Signore e poi trasgredisci qualcuno o anche uno solo dei 10 comandamenti. Infine, i terreni scoscesi, no? Maledetti quelli che vanno... Ecco, c'è un problema che occorre bandire nella vita interiore anche ogni letale fretta e precipitazione che termina inesorabilmente il ruzzolone e il cammino interrotto. Se vedete quell'atteggiamento, una persona va in pellegrinaggio da qualche parte sta e boom, se pensa che dopo 2 giorni diventa santo, sta tutto casato, dopodiché boom, vorrebbe essere chissà che, e dopo un po' schioppa e ridiventa o come prima oppure anche peggio di prima, interrompe il cammino. Non si possono fare questi blackout, molto spesso motivati appunto dalla mancanza di pazienza. Il cammino di conversione, di santificazione è bello, impegnativo, ma è graduale. Non si diventa santi dall'oggi al domani, ci vuole un pochino di tempo. L'importante è procedere con
Perseveranza. Allora, quali sono gli atteggiamenti quindi da seguire? Camminare nella Valle Santa della pazienza, della costanza, della perseveranza, della crescita continua e diuturna e nella conoscenza dell'amore di Dio. Se si lavora su se stessi, creando queste condizioni, quindi queste quattro che abbiamo visto, la ragion d'essere della Chiesa si compie e ogni persona è messa in condizione di accogliere come suo unico Dio e Signore, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quindi, abbassare la superbia, uscire dagli stati di depressione, dai compromessi morali e dalle frette indebite. Importantissimo in questo tempo, e concludo, cercare attraverso il silenzio interiore di imbastire o di ritrovare un rapporto personale, intimo e diretto con il Signore, a cuore a cuore. È una dimensione essenziale della vita cristiana. Certo, noi siamo cattolici, non siamo come i protestanti che limitano il rapporto di fede al tu per tu tra me e Dio. Noi abbiamo la mediazione della Chiesa, abbiamo la mediazione dei sacramenti, della parola di Dio, però queste mediazioni non sostituiscono il rapporto diretto con il Signore, ma piuttosto lo preparano, lo favoriscono e lo incanalano. Quindi un Natale senza un nuovo e rinnovato incontro con il Signore semplicemente non è Natale. Dicevo ai ragazzi domenica scorsa, celebriamo il Natale oppure il Natale è una scusa per fare baldoria? Perché questo è diventato per molti, no? Il Natale è Natale se il cuore del Natale è questo desiderio di un rinnovato incontro con il Signore che faccia partire un rinnovato itinerario personale di crescita e di conversione. La seconda lettura, e chiudo, ci viene ricordato che chi non ha un rapporto intimo e personale con Lui non cammina nella luce, non vive nella pace e soprattutto non cammina senza colpa e senza macchie. Chi non l'ha conosciuto il Signore nel termine, durante questa vita, non lo incontrerà, attenzione, al termine come amico e come sposo, ma sperimenterà l'avvento del giorno del Signore come un ladro. Ricordiamo le letture di domenica scorsa. Sentiremo dopo la comunione, ve lo anticipo, un'altra bellissima orazione che fa un po' da contraltare a quello con cui abbiamo avviato queste riflessioni, che dirà: chiederò al Signore, insegnaci a valutare con sapienza i beni fugaci ed effimeri di questa vita terrena, che valgono poco, anche se molti ne fanno la ragione dell'esistenza, nella continua ricerca dei beni eterni, che sono quelli davvero importanti, che molto valgono e con i quali, se ci sono, ci viene ogni bene, primo fra tutti, l'inizio, già da questa vita mortale, di quella vita di profonda comunione intima e amorevole con il Signore, che è l'anticamera della vita eterna. Siamo lodati Gesù e Maria.